La difficoltà a trovare un impiego è una delle conseguenze più avvertite della pesante crisi economica che sta attraversando il paese. Per riflettere sul tema, l'Osservatorio del Lavoro, presieduto da Antonio Crocetta, ha promosso un convegno su occupazione e sviluppo nel Mezzogiorno, un'occasione per fare il punto su criticità e tendenze del mercato e sviluppare proposte di orientamento professionale rivolte in particolar modo ai giovani. L'Osservatorio del Lavoro, che è un organo di partenariato, che riguarda 60 intelligenze partenopee dalle università al sindacato, all'unione degli industriali, gli ordini professionali, si interpella su quelle che sono le tematiche delle dinamiche occupazionali a Napoli e nel Mezzogiorno e cerca anche di fare delle proposte di carattere pratico. Un nuovo organismo della scuola in composizione paritetica tra rappresentanti della scuola e quelli del mondo del lavoro e delle professioni, che insieme rilevano i bisogni e le aspettative del territorio e sempre insieme elaborano una proposta di utilizzo delle quote di flessibilità e delle quote di autonomia per rivedere il curriculum e di conseguenza i profili professionali in uscita. Organo permanente del Consiglio Comunale che coinvolge enti pubblici, università e ordini professionali e di categoria, l'Osservatorio Cittadino è uno strumento di programmazione delle strategie formative e di inserimento nel mondo del lavoro, una struttura collegiale che ha il compito di fornire una rappresentazione sistematica del tessuto economico locale attraverso un'analisi dei principali mutamenti socio-economici. Noi abbiamo bisogno che per i giovani si costruiscano opportunità, strumentazioni per quello che l'amministrazione comunale di Napoli può fare nel confronto concertato con le parti sociali. Noi stiamo lavorando per ridare alla città opportunità e opportunità di ripresa e opportunità di occupazione.